meccanismo di freudiana memoria che è mettere in cantina, mettere in cambusa. Però mettere in cantina, mettere in cambusa non significa dissolvere, non significa eliminare, significa andare a creare una compressione. Tutto ciò che quello che è espresso e non espresso ti farà male un giorno dentro di te. Ma anche le violenze subite, no? Magari violenze subite da mamma, da papà, o da qualcuno magari, perché i pugni presi a nessuno li hai mai resi e dentro fanno male ancora di più. Qua diceva una canzone di non mi ricordo chi, perché i pugni presi a nessuno li hai mai resi e dentro fanno male ancora di più. Perché quando hai subito delle ingiustizie, quando hai subito un torto, quando hai subito, diciamo, una situazione, quando hai subito una situazione negativa, quando hai subito una situazione negativa, scusate un attimo, ma perché c'è il troll qua? Quando hai subito una situazione, l'ho eliminato, sto cretino. Quando hai subito una situazione negativa, quando hai subito una situazione negativa, tu puoi ottenere dei grandi risultati. Tu puoi ottenere dei grandi risultati. Patrizia Perotti, no, scusate, mi sono sbagliato. Ah, per sto coglione ho eliminato Patrizia. Patrizia, scusami, devo ripristinare dove è finita Patrizia Perotti. Ho cliccato male. Dove è finita Patrizia Perotti? Allora, scusate un attimo, devo togliere sto cretino di troll. Allora, perché non vedo più Patrizia Perotti? Allora, Patrizia, ti ho ripristinato, scrivi che ti devo richiamare. Patrizia, scrivi che è saltata la chiave, ti devo richiamare. Patrizia, scrivi, eccola qua, aspetta, ti devo richiamare. Per colpa di sto cretino di troll deficiente. Ok, per colpa di sto cretino di troll mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Allora, quindi questo è un concetto fondamentale, no? Devi imparare a gestire i troll, gestiteli voi, no? Cosa vi pago lo stipendio? Eliminateli voi, troll, no? Pippoli! A cosa servi tu se non sei neanche capace di eliminare i troll? Minchione! Allora, quindi devi imparare ad accettare le tue emozioni. È normale sentirsi tristi, arrabbiati, è normale sentirsi tristi, arrabbiati o persi. E questo è un punto fondamentale. L'avevi eliminato. Ah, ok. Ma chi si sarebbe abbonato? Ma va bene che era un cretino che scriveva puttanate. Scriveva solo puttanate, sto deficiente. Comunque sia, devi imparare ad accettare le tue emozioni. Quando qualcuno si allontana, la prima cosa che devi fare è imparare ad accettare le tue emozioni. È normale, devi tenere presente che è normale sentirsi tristi, sentirsi arrabbiati, sentirsi persi. Devi accettare le tue emozioni senza giudizio. E permetterti di elaborarle, permetterti di elaborarle. Devi dare spazio. Se la persona si è allontanata, devi rispettare il suo tempo e il suo spazio. Questo è un altro punto molto importante. Non cercare di forzare la situazione. Soprattutto devi vedere che perché ti devi innamorare di una persona che ti abbandona? Perché ti devi agganciare a una persona che ti abbandona. E questo è proprio legato a che cosa?
è proprio legato a questo fatto, no? Al fatto che dentro di noi c'è uno zombie, questo